Come stai, Arnaud? Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuileries. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo? Esattamente. La guardia svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Pronti? Mirate! Fuoco! Ben fatto. Tutti ai posti. Viva la nazione! Viva la rivoluzione! Viva la rivoluzione! Però... che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. Hanno ucciso Michel. Vi farò soffrire per questo. Thank you.
diavolo ha fatto a sbagliare? Qualche segno del tiranno? Sarà scappato via. Che codardo! Fermati lì! Adesso cosa abbiamo?
Figlio di puttana! E ora dove? Ti prenderò, idiota!
Non me lo sono immaginato. Non c'è nulla qui! Cercate ancora. Si trovano qui.
Basta là, cittadino! Un momento, cittadino! Che voi voterate, c'è la spada nel petto!
Non hai affatto l'aspetto di un rivoluzionario. Il cappuccio, però, è un po' sinistro, se posso dirtelo. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Capisco. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. Stavi dicendo? Ottimo lavoro, amico mio. Incredibile. Hai trovato? La cornucopia, sì. E tu? Credo di sì. Sì. Eccole. Ora la faccenda è chiusa. Allora propongo di andare. Presto! Che cos'è? La via d'uscita. Coprimi, ti va? Andiamo. Cercate dappertutto! Voglio quei documenti! È lui! Che diavolo! Sì, il capitano Rui fa quell'effetto. Lo conosci? Un'erbaccia che non ho ancora estirpato. Hai informazioni che voglio, devo ritornare lassù. In quel caos non lo troverai mai. Vieni con me, ho un'idea migliore. Te la sei cavata alla grande prima. Hai mai pensato a una carriera in esercito? Non mi piace eseguire gli ordini. Ah, il morbo dei generali e degli statisti è ovunque. Tu sei un individualista. So cosa provi. Quelli come noi hanno un vantaggio rispetto al resto dei militari. Sai? Pensiamo con la nostra testa. Se ti arruolassi ora, saresti maresciallo fra 10 anni, garantito. Offerta generosa, ma no.
Un uomo va dove il cuore lo chiama. Cercami se dovessi cambiare idea. Mi chiamo Bonaparte. Napoleone Bonaparte. Secondo tenente dell'artiglieria. Per ora. Arnaud Dorian. Piacere mio. Ah, un favore personale. Se te lo chiedono, io non ero qui. Ho assistito alla scena dal mobiliere al di là del carusello. Uno dei tanti, ma certo. E ora? Un momento. Forse dovresti ripararti. Tutto a posto, signore? Sì, caporale. Ottimo colpo. Gli addestramenti sono la chiave del successo. Dobbiamo andare, signore. Ci dividiamo qui. Quanto a Rui? Dammi qualche giorno. Vedrò quello che riesco a scoprire su di lui. Potrei organizzare un incontro. A presto.